Ciao ragazzi, amici di motociclismo, siamo in diretta da Valencia, qui con me Andrea Iannone. Allora Andrea, primo tutto il giorno ieri, primo oggi, tranne l'ultimissimo minuto che Dovizioso ti è passato davanti, hai davvero trovato un feeling magico con la Ducati, no? Ma Diciamo che comunque sì, sono stato davanti tutti e due giorni, beccato oggi per la fine, ho usato una gomma meno, l'ho tenuta per domani, una morbida, quindi cercheremo di dare qualcosa in più domani, ma comunque ci stiamo concentrando a fare delle prove che durante il weekend non di gare, durante quest'anno non potevamo fare, perché durante il weekend di gare non, diciamo che non è che mette a rischio proprio i turni di prove ribaltando la moto, ecco. E quindi ma nei cos'è che hai test, provato oggi, di ma preciso? oggi abbiamo provato un po' di diversi setting sulla moto, a fare delle modifiche un po' più diverse dal normale, quindi e di assetto, ecco, sì, l'assetto della moto abbiamo provato un po' di cose, a cambiare molte cose, a lavorare su tiro catena, e devo dire che abbiamo trovato dei piccoli miglioramenti, ma anche dei peggioramenti, quindi ci sono delle cose da valutare molto bene, ecco, per domani. Cosa ti ha detto Gigi Dall'Igna oggi? Primo contatto. Ma no, niente, Gigi è una persona che stimo, ma comunque non abbiamo parlato, viene a sentire un po' quando facciamo delle prove, viene a sentire i commenti che faccio io, come d'altronde fa con Dovi e Cal. E quindi niente, sì, secondo me si sta facendo un'opinione su questa moto, sta prendendo più dati possibili per poi riflettere, ecco, dopo questi test per il nuovo anno, ecco. Ieri ero a bordo pista con un ex pilota, con Vito Guareschi, e ti guardavamo guidare. Rispetto ai piloti Ducati, Vito mi diceva: vedi, Andrea è l'unico che ci prova. Andrea ha riferito a te, non a Dovi. Diciamo che sei l'unico che ha cercato di vincere, diciamo, questo avantreno difficile da gestire di Ducati, ed è anche quello il motivo per cui hai fatto qualche errore di troppo. Ma io sì, infatti quando sono caduto sempre per i davanti, purtroppo mi sono fatto molto male, ho pagato queste scivolate, probabilmente il fatto di provarci, ma comunque sono una persona che quando sale in moto Non si tira indietro. non sa non provarci, perché comunque è molto importante. Anche per la squadra e per gli ingegneri che erano a casa quando in tempista di dare il 100%, Certo. quindi sì, ecco. E per girare in 31 a Valencia con la Ducati, il 100% bisogna darlo per Ciao forza. Allora, passiamo alle domande da casa dei nostri lettori. La prima, Davide Anzani: non hai mai rinnegato la scelta di andare in Ducati, ma non hai paura che se rimanessi una moto poco competitiva ti potresti bruciare? Ma assolutamente no. Bruciare fra virgolette, eh? Assolutamente no, perché è stata una scelta che ho fatto un anno fa, e quindi ero consapevole della situazione che trovavo. Non mi sono tirato indietro assolutamente ad affrontare questa situazione. Ci ho provato, ecco, ci provo ogni giorno per migliorarla. Lavoro con tutti i ragazzi che lavorano a casa. Poi era l'unica squadra, l'unico team, l'unica casa che mi offriva una moto ufficiale Certo. sin dal primo anno, e l'appoggio, il supporto della casa al 100%, quindi Certo, che è importante. Però molto Davide importante. chiede: cosa avresti fatto con una Yamaha o una Honda satellite? Cioè, anche se non ne sono ufficiali, però magari avresti fatto meglio. Non Difficile. so, è difficile da dire. Fin quando non le provi, non ce l'hai, non hai la possibilità di farci qualche gara, è difficile pensare cosa avresti fatto. Nicola Lucchi: dove perde di più la Ducati rispetto a Honda e Yamaha? E Yamaha frenata, inserimento, percorrenza, uscita di curva? O accelerazione, aggiungiamole tutte, Perdiamo o in rettilineo? in questo momento le Yamaha e le Honda sono molto veloci anche sul rettilineo. La Ducati fino a qualche tempo fa era una delle più veloci, quindi sul Era la più rettilineo veloce piuttosto, con sì, Stoner. infatti piuttosto si recuperava. In questo momento qua, in questo weekend, ha sofferto tanto l'uscita dell'ultima curva. Yamaha e Honda ci superavano molto facilmente sul rettilineo, ma comunque non credo che sia una cosa dovuta alla potenza massima. E che tende a impennare la Credo sia una moto. cosa dovuta alla gestione della potenza, che comunque a casa ci stanno lavorando. Noi non riusciamo a sfruttare tutti i cavalli che abbiamo e facciamo fatica a metterli a terra. Lorenzo Pari: è vero che la Desmo 16 è una moto particolarmente faticosa sulla distanza di gara? Sì, la Desmo è una moto molto faticosa, ma non so dire quanto è faticosa la Honda e quanto è faticosa la Yamaha, quindi a questo punto è più un parere delle È una persone, ecco, certezza. sì. Fabio Benedetti: quanto ti fa Inca
volare, diciamo incavolare, vedere Marquez campione e pensare che in Moto2 l'hai suonato più volte? 6 o 7 ci diceva ieri Ma non Carlo. Mark è un pilota molto forte, è un pilota che quest'anno sin da subito è andato subito forte. È stato, secondo me, molto bravo a sfruttare quello che ha avuto a disposizione. Quindi una moto molto buona, una squadra molto buona, diciamo, tutte le cose belle che ha avuto. Ecco. Quindi, però non è facile No, beh, vincere no. poi, anche se hai tutto. Quindi sicuramente è stato molto bravo e io non posso, non so dire in questo momento se io con la sua moto è alla pari sua. Se è riuscito a fare quello che ha fatto lui, bisognerebbe vedere, ecco. Però Certo. sono curioso, Vabbè, ecco. toglici una curiosità, fra Lorenzo e Marquez a parità di moto, secondo te chi avrebbe vinto? Ma in parità di moto è difficile fare questi paragoni perché uno non sa come reagirebbe Marquez su una Yamaha e come reagirebbe Jorge su una Honda, quindi non lo so. A parità di moto comunque uno resta sempre favorito perché o cambia Marquez e va sulla moto di Jorge oppure Jorge va sulla moto di Marquez, quindi è difficile. Bisogna che Eros. tutte e due andrebbero sulla Ducati. Sarebbe da vedere. Allora lì vediamo. Eros, viste le prestazioni di quest'anno della Ducati MotoGP, non hai pensato a schierarti nella Open dove magari la Desmo 16 è al pari delle altre moto? E che cosa hai provato di nuovo ieri oggi? Ma no, la Open è una moto, diciamo, è la nuova CRT, quindi la Ducati comunque non è che corre con una MotoGP, anche nella Open, la Ducati sarà una Open, quindi sicuramente Certo. più lenta della nostra. Cosa hai provato di nuovo ieri oggi? Ma non abbiamo provato, ho detto, di nuovo non abbiamo provato praticamente niente, solo una carena un pochino diversa. E stiamo aspettando perché comunque non aveva senso qui provare della roba nuova dal momento in cui è arrivato un nuovo ingegnere, un Certo. direttore generale del reparto corse che magari prenderà altre direzioni, secondo me era un po' era inutile, ecco. Ma questa carena che avete provato oggi, a livello aerodinamico consente alla moto di essere più attaccata a terra, di impennarsi meno? Sì, la moto tende a impennare un po' meno e si riesce ad usare un pochino più di potenza sul rettilineo, quindi questa è una buona cosa, una buona direzione per i ragazzi che lavorano a casa. Luca, quest'anno è chiuso in 12ª posizione dietro a Espargaró, anche a causa delle cadute e gli infortuni. Tu cosa pensi di questa Ducati? L'anno prossimo a che posizione punti? È difficile dire l'anno prossimo, sicuramente punto di migliorarmi molto, non poco, ma bisogna vedere quando arriveremo a Sepang, in che condizioni arriviamo, quanto riesce a migliorare la moto, se migliora. E in quali aspetti? Non è facile dire quello che facciamo l'anno prossimo in questa situazione qua. Sicuramente però l'obiettivo di un pilota e di una squadra e di un team è di migliorarsi sempre. Nella prima giornata di test, Cale è andato praticamente come Dovi, e tu più forte di entrambi, anche oggi per tutto il giorno più forte di entrambi, salvo gli ultimi 5 minuti. Il Dovi ha perso motivazione, secondo te? Secondo me Dovi non ha assolutamente perso motivazione, Dovi è uno che come ci provava all'inizio ci prova anche adesso. Io non ho 5 anni di esperienza come dovizioso in MotoGP, come Carl e come gli altri. MotoGP è una categoria che richiede molta esperienza, perché le gomme sono molto difficili da capire e vanno per sfruttare non è assolutamente facile. In più c'è la gestione elettronica che è una cosa molto complicata, Certo. soprattutto per la distanza, per una gara. Tu l'hai incontrato in pista, Carl? L'hai seguito No, con la Ducati? Carl, se io sono davanti mi viene dietro, ma se lui è davanti e io vado dietro si ferma. Si ferma. Quindi l'ho incontrato, ma non sono mai andato a spasso con lui. È un ciclista lui, mi diceva che ha sta grande passione, quindi non si fa prendere la scia tanto volentieri. Ah, Marco, ok. avete già chiacchierato con Dall'Igna? Cosa prevede lo sviluppo? Vedremo qualcosa di nuovo già nel 2014? Tu come ti senti fisicamente, psicologicamente? Quante domande? Hai già chiacchierato con Dall'Igna? Che cosa ti aspetti che faccia lui come primi passi? Ma io. Gigi sì, ci ho chiacchierato, ma è una persona, Gigi, molto sicura di sé e ti ispira molta fiducia, quindi devo dire che per noi è sicuramente una figura molto positiva all'interno del box, è una figura molto positiva all'interno di Ducati. Abbiamo parlato, lui abbiamo fatto un piano di lavoro insieme con la squadra da poter provare in questi giorni, appunto per dare a lui e per far sì che lui riesca ad avere più dati possibili e farsi più idee possibili su Certo. questa moto, sulle reazioni di questa moto. Gianfranco, sarei curiosissimo di sapere quali componenti meccanici e ciclistici sono stati coinvolti nel programma di rinnovamento della Desmo 16. So che magari il materiale buono non arriva alla squadra satellite, ma magari qualcosa avete già testato. Ecco, a te che cosa arriva del materiale e quando ti A arriva? me, nel senso, io da metà stagione fino alla fine ho avuto la moto nuova,
Però comunque nel telaio era diversa da quella che usava Dovi. Dovi aveva una configurazione di uno step più avanti del mio telaio e che a me arriverà domani, ecco. Oggi Dovi ha provato, sembra un telaio differente che sembrava di un pochino meglio. Io domani prenderò il suo telaio, ma comunque ti tengo a precisare che sono un pilota che Ducati supporta al 100%, sono un pilota ufficiale, faccio parte dei tre piloti Ducati ufficiali, quindi diciamo che la mia moto non sarà mai troppo differente rispetto a quella di Carlo e di Dovi. Probabilmente arriverà qualcosa prima loro e dopo a me, ma comunque saremo sempre molto simili. E poi te lo stai meritando, visto il finale di stagione, questi test, sei davvero lì con loro se non davanti. Filippo, Stoner con la Honda GP ufficiale ha girato solo 3 decimi più veloce che con la Production Racer. A questo punto è corretto pensare che il passo indietro di Hayden in realtà sia un passo in avanti? E Hayden quest'oggi non è andato benissimo, eh? Non so se non hai Beh, visto i tempi. è difficile giudicare nel senso dal primo giorno Hayden cosa possa fare. Sicuramente è un pilota molto forte, è un pilota che con una moto che magari si trovi un po' meglio della Ducati possa essere più veloce. Però non conosciamo nessuno il potenziale della Honda Open e quindi lo vedremo nel corso dei test, nel corso della stagione. Sì. Ciao Andrea, Marco De Mostra, volevo sapere se durante questi test hai provato qualcosa di nuovo, ciclistica elettronica, motore, hai già risposto, vuoi aggiungere qualcosa? Passiamo a quella Tanti. seguente. Filippo Pernart ieri ha detto che tu sei l'italiano più promettente per il futuro nostrano in MotoGP. Perché allora quest'anno non hai fatto la differenza rispetto agli altri piloti Ducati? Ringrazio Carlo che serve sempre della mia parte, sono contento, grazie. Disinteressato il suo commento, no, a parte gli scherzi, ci No. ho parlato anche privatamente, lui è convinto proprio Ma delle tue perché doti di guida. quest'anno non ho fatto la differenza rispetto agli altri piloti Ducati? Beh, l'ho detto, nel senso che l'esperienza è molto importante in questa categoria. Gli E in infortuni più, anche. quest'anno, per chi ha seguito le corse, ha visto che ho subito varie operazioni, mi sono fatto male una spalla, sono partito già dalla malesia con due vertebre fratturate, quindi diciamo i test li ho fatti, non mi sono mai lamentato, quindi forse non si è capito molto bene. Non hanno aiutato di certo quegli Sì. infortuni. Tu che hai fatto bene la Moto2, chi pensi si adatterà meglio alla MotoGP tra Redding e Spargarò? A giudicare da oggi, Redding è proprio. Sicuramente è Spargarò, nel senso che comunque Spargarò sale su una moto, è un pilota forte, che lottava con me e con Mark, è salito su una moto competitiva, E quindi. che gli permetterà di fare sicuramente dei podi. E Quindi Redding non è un pilota così forte? Redding, diciamo che comunque quando c'eravamo io, Paul e Mark, era sempre quello che arrivava dietro di noi. È vero, Quindi, però un po' il peso, la stata si pensava o si pensa ma sì, tuttora. ma comunque è un pilota forte, uno che quest'anno si è giocato un mondiale in Moto2, quindi lo vedremo durante quest'anno, questa stagione. Moto elettriche. Andrea, secondo te cosa dovrebbero cambiare in Ducati sulla moto per essere competitiva? E cosa dovresti cambiare in te per essere più competitivo? Cioè tu, sì, che cosa ti senti di promettere ai tifosi per l'anno prossimo? Cioè, Ma dove io Andrea migliorerà? vorrei promettervi tutto il bello di questo mondo, che mi potrei giocare tutte le gare, e giocarmi le gare tutti i podi, ma questo non ve lo posso promettere perché non è una cosa che dipende solo da me, però comunque io ci provo sempre, ogni volta, ogni giorno, sempre. Anche la notte penso come fare per migliorare, quindi non è una situazione facile. Luigi, ciao Andrea, durante il 2013 hai fatto capire a noi telespettatori il tuo grande talento, soprattutto ottenendo buoni risultati su una moto tanto discussa. La mia domanda è, per la stagione 2014, pensi che Ducati abbia i requisiti per tornare competitiva? Durante le prove ti è sembrata cambiata? Anche qua abbiamo già risposto. Sicuramente Ducati ha tutti i requisiti per poter tornare ad essere una moto competitiva, non ho mai avuto dubbi di questo, per quello io ho fatto questa scelta e ne sono sicuro e certo che torneremo ad essere competitivi. Bella la domanda seguente. Ti è mai capitato di pensare al passato, Moto2, ma anche 125, e dire cavolo, se avessi fatto quella scelta lì, magari oggi, puntini, puntini. Tante volte pensi cioè, che le scelte potevi fare diversamente, ma non è mai bello guardare indietro, bisogna sempre guardare avanti e cercare di pensare al presente e al futuro. Se guardi indietro, voglio dire, oramai non puoi più tornare indietro, E quindi poi comunque non tu. mi sono mai comunque pentito perché tanti mi chiedono, mi Certo. dicono di dover restare un altro anno in Moto2. Non mi sono mai pentito di essere passato in MotoGP perché comunque ho avuto la possibilità di fare un progetto con Ducati a lungo termine e avere un supporto direttamente dalla casa. Non è Certo. una cosa, in MotoGP per poter puntare a vincere un indomani, che alla fine è la categoria che conta di più, bisogna avere il supporto di una casa, altrimenti non vincerai Certo. mai.
Secondo te, altra domanda, bisogna lavorare maggiormente su motore, ciclistica o elettronica? E aggiungo io, Gigi Dall'Igna, secondo te dove andrà a intervenire maggiormente, la tua sensazione? Non lo so, Gigi, è difficile dire adesso dove È andrà a troppo presto. intervenire. Sì, troppo presto, è solo 2 giorni che è qui, è veramente dura. Però comunque dobbiamo lavorare su tanti aspetti, stiamo lavorando un po' in generale su tutta la moto, sulla ciclistica, sull'elettronica, sul motore, quindi potremmo aspettarci delle belle novità. E qui Enrico Masutti parla di piloti. Cosa ti aspetti da un compagno di marca come Cracciolo? E secondo te potrà stare davanti a Dovizioso? E aggiungo io, potrà stare davanti anche Ma Callo è un pilota forte, nel senso che ha fatto dei podi quest'anno, quindi se noi, io e Dovi, riusciamo a stare davanti a lui, vuol dire che anche noi possiamo fare dei podi. Quindi non lo so, però Callo ha dimostrato di è stato subito veloce, più o meno come Dovi, come me, ma voglio dire, a me non mi ha stupito, perché uno che fa i podi e sale su una MotoGP la porta subito al limite per quello che può permettere, quindi voglio Certo. dire, ha fatto quello che doveva fare. Ermete 74, la scorsa stagione la Valentino, tua passami a prestazione è Rossi, stata chiedi loro di influenzata farmi dagli avvicinare acciacchi alla linea. fisici. Pensi che questi infortuni abbiano rallentato il tuo adattamento alla MotoGP? Sicuramente sì, Ringrazio. assolutamente sì, perché comunque ho fatto anche 4-5 gare facendo infiltrazioni ogni volta che entravo in pista e non è una cosa assolutamente bella, non puoi mai spingere come vuoi, non hai la resistenza necessaria per poter spingere e la forza, ecco. Certo. Quindi Qui stanno arrivando un sacco di domande, stai battendo Carletto Pernart alla grandissima. Oliver, secondo te, alla luce dei risultati scarsi della Ducati, quanto ascolteranno le vostre indicazioni, visto che pare che in questo siano piuttosto restii? Cioè, effettivamente è vero, Ducati, storicamente, forse è un luogo comune, è una casa molto conservatrice, molto restia a fare rivoluzioni. ma no, secondo me non è così. Secondo me, se ci sono da fare delle rivoluzioni, si faranno. Ducati comunque ci tengo a precisare che comunque a noi piloti ci ascolta. È che non è difficile trovare sempre quello che vogliamo noi e quello che diciamo noi. Comunque abbiamo a che fare con Honda e Yamaha che non sono sono due case di altissimo livello. Certo, sono arrivate veramente tantissime domande. L'ultima, perché poi dobbiamo chiudere, Stefano Mandatori. Andrea, sei il migliore, ti seguo fin dai tempi della 125. Dimmi la prima impressione che si prova a guidare una MotoGP. La prima volta che sei salito sulla MotoGP, cosa hai pensato? E che era una Che figata, era una figata, non sì. cazzo È quanto va una forte. moto sì che va fortissimo, una figata per quello perché è una moto che ha un'accelerazione bestiale, che va fortissimo, raggiunge velocità elevate in pochissimo tempo, poi queste gomme ti permettono veramente Di cose fare cose che tu non puoi neanche di pensare. pensare. E adesso dovrò fare cose che non si possono riferire io perché ho un aereo che mi aspetta Sì, infatti sì, all'aeroporto, io ho un meeting, quindi. punto al 30 basso. E vi saluto da Valencia, ringraziamo Andrea Iannone per essere stato qua con noi e Ciao a tutti. ci diamo appuntamento all'anno prossimo con le nostre dirette dalla MotoGP. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao ciao.